Questa così. Sta così. Ci ha fatto le foto a tutto, tornare a casa. Tipo carcere. Notiamo una macchina abbandonata in prossimità di questa casa abbandonata con accanto una persona abbandonata. Ci faccia C'è un albero l'espressione. abbandonato. C'è un albero abbandonato. Oh mio Dio! Si sta muovendo! È fermo! No, è fermo! No, Luca, le droghe no. Ah, vabbè, sì, scusate. Allora, ragazzi, per cercare di occupare la casa abbandonata mi sono bagnato tutti i jeans, come potete vedere. Non mi sono pisciata sotto per via dei fantasmi che abitano la casa, giuro. Adesso faremo un tutorial su come occupare le case abbandonate, signore e signori. Allora, in pratica, intanto si fa un sopralluogo e si fanno delle foto all'abitazione. Esatto. Poi si va davanti al cancello per capire se il cancello è aperto o chiuso, ma cioè, dovete stare attenti ai ragnatele, all'acqua. E insomma, i jeans sono lavati ieri, semplicemente. E poi si torna col sole. In primis si cerca una casa abbandonata. Ah, beh, certo, come questa. Questa è anche grande, tra l'altro, abbiamo lo spazio per i gatti. Esatto, questa potete anche accoglierci dei gatti. Che Niente. Nessuna presenza. è? Oh cazzo, un comignolo! Terrore! Immagini, c'è un fantasma qua. Che figo. Vabbè, oh, se vuoi entrare, entra. No, no, ma c'ho paura. C'è paura, guarda, quella è una fessura per entrare, se vuoi. Niente, mi fa fare foto sta macchinetta. No, cioè, gli Notiamo. piace solo cespuglio. No. Cespuglio sta macchinetta sto periodo. Notiamo un ingresso per questa strana casa abbandonata. Ma è come quel film con la casa abbandonata nel bosco. Ma non lo so, potrei anche rischiare, ma sinceramente ho paura. No, È più che paura, altro ci no? sono le piante alte che sono bagnate. Infatti sì, quello è il casino. Quello. Non so, i fantasmi, i ratti, le blatte e tutto il resto che mi fa paura. Sono È il le piante bagnato. La bagnate. paura del bagnato. La paura del bagnato. La bagnatofobia.